Vogliamo raccontarvi la storia di due comuni molisani, resi fratelli dalla località di Monteverde e dalla sua chiesetta di Santa Maria di Guglieto. Le due perle in questione del Molise sono Vinchiaturo e Mirabello Sannitico. Scendendo verso il centro abitato del paese, proprio dalla montagna di Monteverde, il visitatore viene rapito da un suggestivo panorama variopinto di boschi e più a valle di colture, di vigneti ed oliveti. Fin quando, arrivati giù in fondo, tra le collinette circostanti, si apre come un fiore Mirabello Sannitico con i suoi 1800 abitanti, sovrastata dalla chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e dal suo campanile. Mirabello Sannitico, secondo alcuni storici, discenderebbe dall'antica Ruffirio, città sannita situata sulla Rocca, una località di Monteverde che subì successivamente l'invasione da parte delle truppe romane. Sembrerebbe infatti che la conquista della Rocca ebbe il suo epilogo sfavorevole e sanguinoso per i Sanniti proprio nel territorio sottostante, ove ora vi è Mirabello Sannitico, e appellata dagli stessi romani con il nome di Mirum Bellum. Il borgo antico circonda come una corona le cui pietre sono rappresentate dalle case vecchie la chiesa di Santa Maria, facendola apparire come il diadema della stessa. Tale parrocchia fu ricostruita dopo il terremoto del 1805 e completamente ristrutturata nel 1997 con vetrate colorate. Nuovi affreschi nel suo interno dai toni accesi ma contemporaneamente tenui, rendendo ancora più importanti gli altari laterali e quello maggiore, realizzati con marmi pregiati verso la fine del secolo scorso. Domina dall'alto nel suo tempietto la statua della Madonna del Carmine, molto venerata dal popolo mirabellese. Patrono della città è San Giorgio, la cui cappella, piccolo gioiello, che è possibile ammirare dai vicoletti del borgo antico, caratteristici con le loro irte scalinate e molti dei quali ancora abitati. Questa cappelletta racchiude tra le sue vetuste mura la venerata statua del santo, che sembra aver salvato da diverse calamità la popolazione a lui dedita. L'arte, la tradizione e l'ospitalità sono impresse nel cuore del popolo mirabellese, che offre al turista, anche occasionale, sempre un valido motivo per ritornarvi. Il nome Vinchiaturo sembrerebbe derivare dalla remota Vinclatorum e Vinclatorio. Risalirebbe infatti quindi anch'essa all'invasione della civiltà romana, che utilizzò tale territorio circoscritto come vincula catenis, ovvero come carcere con catene o comunque come luogo in cui la vita del popolo sannita, che ivi vi risiedeva, era strettamente controllata. Il suo contesto urbanistico risale a dopo il 1805, quando un forte terremoto rase completamente al suolo la città di Vinchiaturo. Ma nonostante ciò, essa si presenta in una composta armoniosità di pace, sulle cui case sovrasta il campanile di forma ottagonale e la chiesa di Santa Croce, il cui portale è il risultato dell'indubbia maestria degli scalpellini del luogo, abili nella lavorazione della pietra locale.
Sulla piazza principale del paese non si può fare a meno di notare la Fontana dei Leoni, costruita alla fine del XIX secolo. La fontana, costituita da una grande vasca centrale sulla quale piove uno zampillo d'acqua proveniente da una vaschetta secondaria posta al centro di essa, ha subito delle mutazioni soprattutto riguardanti i protagonisti da cui essa prende il nome. Gli attuali leoni non sono gli stessi che fino a qualche decennio fa adornavano i quattro angoli dello specchio d'acqua. Essi erano molto più grandi nelle dimensioni, di bronzo e di finissima fattura, provenienti dalla scuola d'arte napoletana, dalle cui bocche zampillava costantemente acqua fresca, per cui è stato quasi impossibile e notevolmente dispendioso sostituire questi pezzi d'arte con altri pressoché identici. Vinchiaturo, nonostante racchiuda tra le sue mura un popolo onesto e laborioso, ha subito negli anni l'influenza dell'emigrazione, tamponata però dalla venuta di molta della popolazione dei paesi vicini. Ma l'anima di questo popolo, sognante ai piedi del Matese, che conserva intatte molte delle sue tradizioni, batte ogni anno insieme a quella dei Mirabellesi, in onore della Madonnina di Santa Maria di Guglieto in Monteverde. Per accedere all'agro di Monteverde, il visitatore proveniente dalla Statale 17 deve imboccare il bivio per Vinchiaturo, Cerce Maggiore e Mirabello Sannitico. Una volta giunti all'incrocio delle cinque strade, un tempo chiamato 4 via 9, procederà verso Mirabello Sannitico. Da qui, dopo qualche chilometro, troverà subito le indicazioni per Santa Maria di Monteverde. Circa sulla montagna di Monteverde. Qui il visitatore, oltre all'immensa pace e alla natura circostante, troverà anche un gran disordine. Ciò perché in tutti questi anni non si è fatto assolutamente nulla per tener più pulito questo luogo e soprattutto salvaguardarne la sua bellezza. Scriveva così nel 1938 Vincenzo Baldini, uno dei pochissimi studiosi dedicatosi con passione e su commissione di un certo Giuseppe Margiasso allo studio del luogo. Ruderi incomposti, colonne infrante, pietre colossali disperse si osservano sparpagliate in un suolo dove prima, alla grandezza, alla maestà degli antichi riti, sono subentrati i rovi spinosi, i convolvoli rampicanti, i mentastri selvaggi e i ciuffi serrati degli azzurri fiordalisi campestri. Eppure colà un'anima spera e nell'entusiasmo di un'ardentissima fede chiama alla vita nel coro di mille anime esultanti l'antica fiamma d'amore nella riedificazione di una chiesa che ora non è. Ed è questo totale abbandono e disinteressamento da parte degli enti preposti che ha reso possibile il depredamento dei pezzi proprio più antichi e più pregevoli.
parla il Baldini nei suoi scritti. Ora restano solo alcuni frammenti di quelli che un tempo costituivano il tempio antico, sparpagliati come sterili semi sull'erba e sui rovi. Le prime notizie che abbiamo sulla zona di Monteverde risalgono indubbiamente all'epoca sannita, poiché ancora oggi possiamo ammirare le mura poligonali che un tempo circondavano l'arcana cittadella. Tali mura megalitiche sono similari a quelle di altre civiltà dello stesso periodo, come quelle dell'antica Sepilo. Ma ciò che l'occhio oggi può guardare altro non è che un ammasso di pietre irregolari mal disposte sul suolo che ne fanno desumere un'ipotetica traccia. I Sanniti, stanziatisi sull'altura di Monteverde, fondarono così la città di Ruffidio, ciò perché essa fungeva da zona di avvistamento primario rispetto alle vallate sottostanti. Uno dei riti più belli che gli storici ci hanno tramandato sull'arcana civiltà sannita è la Primavera Sacra, segno di rinascita e continuità, simbolo della fondazione di un popolo nuovo in terra lontana da quella delle proprie origini. Ogni volta quindi che una popolazione abbandonava un territorio per andare a stanziarsi su un altro, si celebrava il complesso e affascinante rito del Versacco. Ancora oggi possiamo immaginare giovani e fanciulle danzare su per le pendici di Monteverde in una festa di colori, profumi e natura, nel celebrare l'imminente primavera in onore del dio Giove. Così, in un gioco tra realtà e sogno, tra misticismo e magia, con il rito del Versacrum si celebravano anche i riti nuziali. E quando lo sposo pone dinanzi al sommo sacerdote la domanda alla fanciulla: vuoi tu, Caia, essere mia moglie e madre di famiglia? Sì. E tu, Caio, vuoi essermi marito e padre di famiglia? Sì. Così facciano gli dèi. Così facendo, alla sposa, nel darle la mano allo sposo, viene messo un anello al dito. Nell'anno 426 d.C. i Sanniti subirono l'invasione da parte delle truppe romane. Quest'ultime, infatti, rese